La nostra città può con fierezza sventolare la bandiera blu sulle sue spiagge. È il secondo anno questo? Sì, è il secondo anno che Pescara è insignita dalla bandiera blu. Per noi è motivo di grande soddisfazione perché qualche anno fa Pescara era una città che aveva grandi problemi con il suo mare, invece da 2 anni abbiamo la bandiera blu. E che cosa vuol dire la bandiera blu? Un marchio di qualità del nostro mare, della nostra spiaggia, dei servizi che forniamo. L'Abruzzo nel panorama italiano per quanto riguarda le bandiere blu come è posizionata? È posizionato in una buona posizione, subito dopo la Sardegna, l'Abia, ma in realtà non esiste una classifica di tipo regionale. Il bandiera blu è impostata al miglioramento continuo, quindi sono dei percorsi che le amministrazioni scelgono volontariamente di intraprendere. Si basa sui criteri, 32 criteri che riguardano la gestione del territorio, quindi partendo dalla qualità delle acque di balneazione, devono essere eccellenti negli ultimi 4 anni, ma passando per la depurazione, gestione dei rifiuti, sicurezza, accessibilità. L'Abruzzo diciamo che ha una qualità delle acque buona rispetto allo scenario nazionale, è chiaro che va fatto tanto di più, la testimonianza di queste 14 bandiere blu ci dicono che un po' si è fatto, si sta andando nella giusta direzione e sta aumentando anche la corresponsabilità dei nostri comuni e dei cittadini. Grazie alla bandiera blu abbiamo avuto un incremento di presenza turistica nei bagni, nei lidi, abbiamo superato quasi il 25% dal 2019 ad oggi. Da pescarese, quale orario consiglia per farsi il bagno e quali orari pratica lei? Io posso dire che i pescaresi possono fare il bagno a tutte le ore e soprattutto possono farlo anche quando lavorano, e questa è la cosa più bella per noi. Io per esempio la mattina alle 7 vado a farmi il bagno, una bella nuotata prima di cominciare una giornata lavorativa, oppure ci vado all'ora di pranzo, salto il pasto e mi faccio una nuotata e poi torno a lavorare il pomeriggio. Questo i pescaresi possono farlo ed è un privilegio incredibile, credo che questo ce lo invidiano tutti in Italia. Queste stelle marine che purtroppo oggi sono morte, però erano vive e sono state spiaggiate praticamente, sono morte perché sono spiaggiate, però oggi il nostro mare è pieno di stelle marine. Noi avevamo detto che avremmo fatto tornare i cannolicchi, però adesso abbiamo cominciato con le stelle marine.